bella sorpresa per noi aver potuto assistere all'esibizione della Wind Symphonic Orchestra Zabre, che in piazza Sisinni, nel centro storico, ha deliziato il pubblico. Repertorio di musica classica e moderna eseguito con cura e con le sonorità giuste dai 40 orchestrali che, diretti magistralmente, hanno regalato ai presenti una bella serata di ottima musica. Al nostro microfono l'interprete che ci presenta l'orchestra. Noi veniamo di Repubblica Ceca, siamo un gruppo dei giovani di Repubblica Ceca. Siamo qua in vacanza e facciamo giro per Italia con i nostri concerti che ci facciamo. Siamo stati a Roma, sì. Domani siamo a Maratea e oggi siamo a Maratea, sì, e domani facciamo un piccolo concerto a Praia a Mare. Bellissimo, sono tutti ragazzi giovanissimi. Quante persone siete in questo bellissimo gruppo? Siamo un gruppo di 40 persone. Vogliamo conoscere l'Italia perché ci piace tempo, storia italiana, tutto quanto, la vostra cucina, il vostro mare, tutto quanto. Da noi fa freddo, siamo in contatto con i nostri vicini da casa. Maratea è molto bella, ci piace tanto, siamo stati a Statua, sì, di Maratea, Redentore, sì. Sì, sì. Dopo partenza vogliamo fare una sosta a Firenze per far conoscere anche la storia di Firenze. Chiaro, chiarissimo. Una domanda musicale, questi ragazzi studiano al conservatorio nella vostra città, cosa fanno? Fanno spettacoli, fanno concerti? Sì, tutti i ragazzi studiano al conservatorio sì. A Zabrze, questi più grandi anche lavorano nei mestieri, abbiamo qua anche i piccoli che fanno l'elementare. Certamente. Scuola. Il maestro, signora, come si chiama il maestro? Il maestro si chiama Luboš Verček, secondo me è un uomo molto bravo, perché loro, voglio dire che loro hanno vinto il primo premio nazionale nella nostra Repubblica per 3 volte. Sono capaci di suonare quasi tutto. E infatti il repertorio è molto classico ma anche moderno, no? Anche moderno, sì. Certamente. Signora, io la ringrazio tantissimo, benvenuti a Maratea. Grazie, ben trovati. Grazie.